E così, in un'epoca in cui le democrazie occidentali si ergono a paladine della libertà d'espressione, accade l'impensabile. Pavel Durov, il fondatore di Telegram e, ironia della sorte, simbolo di quella stessa libertà, viene arrestato in Francia. Un uomo russo che ha osato permettere a canali scomodi di fiorire sulla sua piattaforma finisce dietro le sbarre proprio nel cuore dell'Europa, il faro della democrazia. Chissà, forse le democrazie occidentali non sopportavano più quei canali Telegram che mettevano in discussione il loro splendente operato. E così, invece di chiudere quei canali uno per uno, hanno pensato: perché non colpire direttamente la fonte? Complimenti a loro per l'eleganza dell'approccio. Non c'è bisogno di censurare apertamente se puoi fare un passo indietro e lasciare che l'arresto parli da solo. Orsini aveva già avvertito tutti sulla corruzione del sistema, ma chi lo ascoltava? E ora, cari ascoltatori, lasciamo a voi la riflessione. Esiste davvero una democrazia liberale nei nostri paesi o è solo una bella facciata pronta a crollare al primo vento di verità scomoda? Il fondatore e amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, è stato arrestato in Francia subito dopo l'atterraggio con il suo jet privato a Bourget sabato. Durov, 39 anni, è sotto indagine per aver fatto dell'app di messaggistica, che non ha per scelta moderazione né controlli stringenti, uno spazio di traffici illegali di vario tipo che violano regole UE. Ho detto tutto. Allora vediamo. Spaventare francesi con il bidet? Fatto. Spaventare polacchi minacciando di togliere i fondi europei? Strafatto! Chi è il prossimo? L'Italia! Ciao cari amici, come probabilmente molti di voi lo sanno già, ieri sera in Francia, a Parigi, in uno degli aeroporti è stato arrestato Pavel Durov. Pavel Durov, cari amici, è una specie di Zuckerberg russo, per chi non lo sa è il fondatore di social così importanti, così diffusi in Russia, come ad esempio ВКонтакте, che viene segnato con le lettere VK, oppure come il social messenger Telegram, che è molto utilizzato in Russia, ha tantissime funzionalità e oggi viene considerato uno dei social più liberi dalla censura al mondo, e per questo motivo Pavel Durov probabilmente è stato arrestato. Probabilmente possiamo anche mettere da parte, sicuramente è stato arrestato per questo motivo. E l'arresto suo è avvenuto in modo veramente scandaloso, totalitarista, che dimostra che ormai Unione Europea, questo spirito di libertà, di democrazia di cui si parla così tanto in Europa, è solo una presa in giro, solo una serie di motti politici che non corrispondono alla realtà. Non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà. Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti! A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, gli americani. Non prendono mai. Danno. Non c'è popolo più buono degli americani. Per loro anche le guerre sono una missione. Le fanno mica per prendere, ma per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù camion di caffè, prestiti, aiuti, basi.
Il professor Alessandro Orsini, una delle voci più critiche nei confronti del blocco occidentale. La classe dirigente europea è una classe dirigente completamente corrotta. Secondo lei c'è libertà di espressione in Italia? Il livello di libertà dell'informazione sulla politica internazionale in Italia è pari a quello che esiste in Russia. Perché l'Italia è uno stato satellite degli Stati Uniti, quindi tutte le persone che parlano di politica internazionale in televisione, quasi tutte, comunque cosiddetti esperti, vengono prima selezionati a monte. Io sono semplicemente una falla del sistema. Il giorno che qualcuno deciderà di studiare il mio caso, la mia storia, capirà molte cose del nostro paese. Se non si studia la teoria sociologica non si riesce a comprendere quello che io faccio con la televisione e quello che ho fatto. Il Ministero degli Esteri russo sta lavorando con l'ambasciata a Parigi per ottenere il rilascio di Dukhov, che dovrebbe comparire oggi davanti a un tribunale francese, secondo AFP. I rapporti tra Dukhov e la Russia sono complessi. Il fondatore di Telegram ha lasciato il paese dopo aver rifiutato di collaborare con il governo di Vladimir Putin per chiudere canali utilizzati dagli oppositori. Nel 2018 il Cremlino ha tentato di bloccare Telegram senza successo. Più recentemente, il 21 agosto scorso, sia Telegram che WhatsApp hanno subito un misterioso down in Russia che il governo ha attribuito a un attacco e hacker. Telegram è una delle poche piattaforme in Russia che consente l'accesso a informazioni non censurate dal governo. Troppa libertà, sì. Già che glielo dica il dottore. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene da lì dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà. Cosa ne pensate? Le democrazie hanno agito correttamente arrestando Durov in nome della sicurezza? Oppure hanno creato un nuovo martire come Assange, difensore della libertà di espressione? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti. Grazie per averci ascoltato. Se volete sostenere il canale e rimanere aggiornati, iscrivetevi. Stiamo crescendo lentamente ma con autenticità. E questo è possibile solo grazie a voi, che esprimete sempre il vostro pensiero, anche quando in disaccordo, ma sempre con rispetto. Grazie.